Anna Mareschi Daniele, vicepresidente di Confindustria, cosa rappresenta questo momento di recupero da parte della città della Torre di Santa Maria? È un momento di festa perché Confindustria Udine ritorna in maniera rinata, diciamo, una torre di 700 anni alla sua città, e una torre che grazie ai materiali con cui è stata costruita e dei quali ci sarà anche una mostra all'interno è riuscita a restare con noi in una maniera quasi integra. Ovviamente sono state aggiunte delle parti per renderla agibile nei giorni nostri, ma ciò che forse è più importante è che all'interno di questa torre ci sarà la vetrina dell'ingegno per celebrare l'ingegno delle nostre imprese associate con prodotti fisici, e poi ci sarà Fabbrica Futuro, ovvero uno storytelling virtuale delle imprese e la visione delle nostre imprese che attraverso le loro competenze non solo hanno contribuito al progresso della nostra città e della nostra regione, ma che continuano a contribuire a un progresso sempre più rapido. Quindi si potrà vedere quello che esisterà in futuro, qualcosa che oggi non esiste. Ingegner Piero Petrucco, vicepresidente vicario di Confindustria, responsabile della cultura, la Torre dell'Ingegno. Un momento importante per la città, cosa rappresenta? Ah, credo che sia, per la sua collocazione, proprio un progetto interessante, perché potrebbe diventare un luogo di incontro e di osmosi fra la città e il mondo delle industrie e delle imprese. L'associazione vorrebbe con questo aprirsi al territorio e alla città, ospitando nei locali accessori, che sono piuttosto ampi sia interni che esterni, iniziative di vario genere. L'idea proprio è di tenerla stabilmente aperta a iniziative della città, non solo legate al mondo strettamente dell'impresa. Grazie, c'è anche un video con il racconto di suo papà, e sono tante le persone importanti che raccontano il territorio. Sì, perché questo museo era partito proprio con un taglio molto antropologico, quindi una componente importante sono le testimonianze. Al primo piano ci sono le testimonianze di una ventina di imprenditori che hanno fatto la storia delle nostre imprese, alcune ormai sono scomparsi, era una generazione molto molto interessante che credo sia stata decisiva per il nostro territorio, e noi vorremmo mantenere questo aspetto di forte attenzione alla persona, l'impresa sì, ma l'impresa fatta di persone.